Un cordiale saluto e ben ritrovati anche per la pagina sportiva del TG. Noi apriamo con il calcio, Lucchese dunque che vive un periodo abbastanza complesso tra le vicende societarie sempre più intricate, le vicende di mercato e la preparazione in vista della ripresa del campionato. Facciamo il punto in questo servizio. Le qualità davanti ci Bye davvero bye molto, non Terragni. c'è Un anno e mezzo alla nessuno, manco Lucchese gli ha già consentito di compensato, mettersi in grande senza evidenza. 8 reti lo scorso anno, 4 in questa prima parte della stagione e tanti assist, ma soprattutto giocate di classe cristallina che hanno divertito i tifosi rossoneri. Le prodezze all'ombra delle mura del 23enne attaccante di scuola Inter non sono passate inosservate a parecchie squadre, anche di categoria superiore. Alla fine, fra tutte, la spuntata è il Perugia, che prende il giocatore a titolo definitivo. Da chiarire la cifra, si parla di 80.000 euro, che entrerà nelle casse esangui della Pantera, ma comunque sottolineato l'ottimo lavoro del direttore sportivo Bedio, ove si consideri che Terrani era in scadenza di contratto e che dal 1 febbraio avrebbe potuto firmare per qualsiasi club, svincolandosi poi a parametro zero. Una boccata d'ossigeno, ma anche una grave perdita sul piano tecnico che non sarà facile rimpiazzare, sperando che sia l'ultimo pezzo da 90 in uscita. Ci pensa e ci riflette su anche Galderisi, incollato al telefonino in queste giornate gelide, che la sua Lucchese, quella da lui costruita, rischia di vedersela sgretolare in questo freddissimo gennaio. Ma da buon professionista il Nanu deve guardare avanti e lavorare sodo per presentare una squadra all'altezza della situazione alla ripresa del campionato. Già la sera del 22 gennaio al Mocca Gatta, sul campo della capolista Alessandria, ferita e rabbiosa dopo la sconfitta di Livorno che le è costata anche l'imbattibilità stagionale. Compito arduo, per non dire proibitivo, per Nolè e compagni, ma questo gruppo, e lo ha dimostrato a più riprese, ha mille risorse, potrebbe anche creare non pochi grattacapi ai grigi di Piero Braglia. Prima di proseguire, a proposito della trasferta del 22 gennaio al Mocca Gatta, le due società, Alessandria e Lucchese, stanno valutando la possibilità di chiedere l'anticipo della partita, magari alle 14.30, perché viste le temperature di questo periodo, giocare ad Alessandria alle 20.30 potrebbe diventare difficile non solo per i giocatori, ma anche per il pubblico andare allo stadio. Non solo Terrani, anche un ex attaccante della Lucchese può cambiare maglia in questa sessione di mercato. Stiamo parlando di Filip Rajčević, che molti sportivi rossoneri sicuramente ricorderanno. L'aitante punta del Montenegro potrebbe infatti lasciare il Vicenza. Su di lui c'è il forte interesse del Perugia, quindi chissà, Rajčević potrebbe ritrovarsi con Terrani al Perugia e anche del Bari. Ma è viva anche l'ipotesi estera coi belgi dello Standard Liegi. I provvedimenti del giudice sportivo in Serie D, prima giornata del girone di ritorno, 3 giornate a Ferrara del finale Ligure e Vittiglio della Lavagnese, 2 giornate a Ferretti del Reaforte Querceta e Bonati del Sestri Levante. Per una giornata sono stati fermati Crafa, Baudo e Napello del Ligorna, Gobbo Sestri Levante, Guerci Massese, Biagini del Reaforte Querceta, Ferrando Savona del Nero Sporting Recco, Vettori Valdinievole Montecatini, ammenda di 1.000 euro al Sestri Levante. Sempre per il calcio, parliamo però di terza categoria. C'è stato un posticipo nel campionato di terza categoria Girone A. San Macario Sporting Viareggio 0-1 con rete decisiva di Toscano. Lo Sporting Viareggio sale a quota 22 in classifica. Il San Macario rimane a 3 punti. L'atletica, grandi atleti vanno a rafforzare il già forte organico del gruppo podistico Alpi Apuane per il 2017. Dall'atletica Casone Noceto si accasa in Garfagnana Alessandro Brancato, classe 88, 2.18 nella maratona, 1 ora e 05 nella mezza, 29.55 sui 10.000 metri. Dalla Fiamma Rossa di Palermo arriva invece il giovane Alessio Terrasi, classe 1990, che cercherà di dare il suo contributo al team biancoverde, l'atleta di Altofonte, località che ha dato i natali al grande Salvatore Antibo, vanta un personale di 1.06 nella mezza maratona e di 31 minuti nei 10.000 metri. Infine, grande ultimo colpo del mese di dicembre, l'ingaggio della promessa Alessandro Patrucco dell'Atletica Piemonte, il giovane ventenne allenato da Antonio Cesarò, ha un personale di 3.54 sui 1.500 metri e di 1 ora e 09 nella mezza maratona. Siamo al basket, al campionato di Serie C Gold maschile, con l'impresa del centro mini basket Geonova di Beppe Piazza, che ha battuto, anzi ha strapazzato, la capolista ABC Castelfiorentino.
convincente vittoria contro la capolista Castelfiorentino 57-41 e aggancio al vertice. Missione compiuta per la Genova di Beppe Piazza che dopo le fatiche supplementari della Final Four di Coppa Toscana rientra nel migliore dei modi nel clima del campionato e arriva al giro di boa della stagione con appena 4 sconfitte come tutte le squadre in vetta e un turno da recuperare il 28 gennaio contro la Folgore Fucecchio. Contro la BC i lucchesi si presentano ancora privi di Drocker, bloccato dall'influenza, mentre gli ospiti devono lamentare le assenze di Montagnani e Manetti. La Genova però ha preso fin da subito le redini dell'incontro, andando al più 10, 18-8 a cavallo dei primi due quarti, poi il rientro del Valdelsani fino al meno 3 per chiudere con 5 lunghezze di vantaggio all'intervallo lungo. In una partita non bella, caratterizzata da punteggi molto bassi, è dopo la pausa però che i biancorossi lucchesi cambiano passo, grazie alla difesa, e allungano fino al più 20. Poi il gruppo si limita a gestire il risultato portando a casa un successo molto importante, il terzo consecutivo in campionato, che ripropone la squadra di Coach Piazza tra le protagoniste della C-Gold. Chiudiamo con il ciclismo. Dopo il pre-raduno di dicembre, da sabato la nuova Michela Fanini si ritroverà in gruppo per proseguire l'importante periodo della preparazione invernale. Le ragazze, straniere comprese, agli ordini del nuovo direttore sportivo Mirko Puglioli, si alleneranno sulle strade della Toscana per cercare di arrivare all'inizio della stagione nella migliore condizione fisica possibile secondo una tabella prestabilita. Vi ricordiamo che il debutto delle ragazze di Patron Brunello Fanini avverrà i primi di marzo con la classica Strade Bianche. È tutto anche per quanto riguarda la pagina sportiva, vi ringrazio per l'ascolto. Dopo una breve pausa, il TG prosegue con la terza ed ultima parte.